E adesso ecco a voi la banda filarmonica di Vergnacco. Iniziamo con il primo brano. Il compositore boemo Antonín Dvořák nacque nel 1841 in una cittadina vicino Praga e sin da giovanissimo viaggiò molto per guadagnarsi da vivere con la musica. Da compositore affermato trascorse lunghi periodi della sua vita in Inghilterra, Germania e Russia e si trasferì negli Stati Uniti tra il 1892 e il 1895 come direttore del Conservatorio Nazionale di New York. Tutta l'Europa era incuriosita dalle novità che arrivavano dall'America, così come lo stesso compositore, che rimase affascinato dalla musica autoctona americana, dagli spirituals degli afroamericani, dalla musica dei nativi e dal progresso delle nascenti città americane. Tutte contaminazioni che provò ad inserire nella sua Sinfonia numero 9, opera 95, conosciuta anche come Dal Nuovo Mondo, anche se il clima dell'opera rivela inconfondibilmente le sue radici europee e ceche. La banda eseguirà una trascrizione del secondo movimento, il tempo più lento della sinfonia, celebre per la triste melodia dal sapore tipico delle colonie dei neri d'America, originariamente affidata al corno inglese. Con questo brano vogliamo rievocare nel nostro pubblico quel fascino che questa sinfonia ha subito suscitato ai primi ascoltatori europei, facendo viaggiare con la mente verso quei territori così lontani e carichi di mistero, fascino e suggestione. Eseguito dalla Filarmonica di Vergnacco, a voi il largo dalla Sinfonia del Nuovo Mondo. Dirige la banda di Vergnacco il maestro Giorgio Canestrà. Thank you.